Beh, Damanhur è oggi una federazione di comunità che nasce per realizzare una società basata sulla ricerca spirituale, sulla spiritualità, su un incontro con gli altri, con se stessi e con la natura che vada al di là del semplice scambio pratico e funzionale, ma fatta per andare a cercare valori, significati più profondi all'interno della nostra esistenza. Partiamo, è fondamentale l'intenzione spirituale, ma è un'intenzione spirituale che si sostanzia molto nella pratica. Chi è stato a Damanhur vede tante realizzazioni pratiche, tante diverse attività, tanti diversi modi di esprimere, anche in forma artistica, una scelta spirituale, perché secondo noi spiritualità significa agire quotidianamente nella propria vita secondo un significato di ricerca. Io, come tutti, nei miei ricordi tutti, quelli che fanno parte della mia generazione, ero molto impegnato in tanti ambiti diversi, ma erano tutti ambiti separati. In Damanhur ho intuito, perché 30 anni fa potevo intuirlo, oggi lo vedo realizzato, ho intuito il fatto che tutto questo sarebbe stato parte di un'unica sfera della vita, di un unico modo di intendere l'esistenza. Questo mi ha profondamente affascinato, ho scelto di andare a vedere se davvero era così, e non solo ho visto che davvero era così, ma ho partecipato, e questa è la cosa che maggiormente mi piace, mi dà forza, ho partecipato a renderlo così insieme a tutti gli altri damanhuriani. Il concetto di scelta si basa su due aspetti fondamentali, apparentemente contraddittori. La scelta è quel modo attraverso il quale decidi di orientare la tua vita, e quando fai una scelta il tuo impulso non deve essere più quello di chiedersi se è giusta o se è sbagliata. Ciò che devi fare è onorare la scelta che hai fatto, renderla giusta. Una scelta diventa giusta col tempo, non diventa giusta all'inizio. E in qualche modo la scelta deve essere, se non irreversibile, però deve essere proprio un punto di svolta nella tua vita. Contemporaneamente devi renderla vera tutti i giorni. Ogni giorno devi metterla in discussione, laddove discussione significa devi confrontarla, devi lavorarci intorno, devi motivarla, devi verificarla, devi declinarla magari a seconda di come si muove il panorama intorno a te, per renderla forte, per continuare a renderla forte. Per me, essendo Damanhur una scelta di vita, si è trasformata nel tempo, nel passare da un sogno, si è trasformata da sogno a realtà, si è trasformata in qualcosa di molto reale. Beh, l'elemento fondamentale è la non disgiunzione fra la vita dello spirito, diciamo così, e la vita delle mani, la vita delle opere. Il fatto che spiritualità significhi 24 ore su 24. È un concetto di spiritualità come dare significato alle cose che facciamo, alle cose che incontriamo. Io quando lavoro prego, io quando mangio sto meditando sull'infinito. Non esiste un momento della carne e un momento dello spirito, esiste la vita.